Tiziana Marzulli, dirigente medico del Dipartimento di Cure Primarie dell'ASL di Ravenna. Che effetto le fa ricevere il premio Intercultura? Allora, quando mi hanno detto appunto che sarei stata premiata per questo evento, ovviamente sono rimasta stupita, però ovviamente sono felice e onorata, insomma, di tutto questo, di questa serata. Questo premio è anche rivolto, diciamo, al lavoro che è stato fatto durante questi anni di pandemia. Ecco, questi anni che cosa hanno significato per le fasce svantaggiate della popolazione, come per esempio i migranti? Allora, sicuramente la pandemia ha avuto degli effetti molto pesanti da un punto di vista sia sanitario che sociale su tutti. Le fasce più svantaggiate sono quelle che hanno subito le problematiche maggiori e quindi sono quelle quelle da monitorare in maniera più attenta sia in questo momento e sia nei prossimi anni di sicuro. Quindi ecco, che poi è appunto è quello che anche il Ministero sta prevedendo, ecco, un occhio speciale per le fasce più deboli. Ci fa un esempio concreto di quello che può essere successo durante la pandemia, perché esempio un migrante non aveva il permesso di soggiorno regolare o altri tipi di situazioni concrete in cui appunto avere uno svantaggio significava non avere accesso ad alcune prestazioni o comunque avere, diciamo, una difficoltà, una criticità rispetto a tutto quello che riguarda le prestazioni sanitarie? Ma l'accesso è stato difficoltoso in generale, perché comunque le norme di sicurezza erano molto restrittive, per cui tutta la popolazione, tutti noi abbiamo dovuto rispettare delle regole. È ovvio che le fasce più deboli hanno risentito maggiormente di queste regole. E quindi sì, chi non aveva il permesso di soggiorno, magari chi stava aspettando nel riceverlo, e quindi tutti i ritardi annessi e connessi che si sono creati a causa della pandemia hanno creato dei ritardi e delle difficoltà di accesso al servizio sanitario, insomma, ed è in quello che bisognava e per quello che bisognava agire tempestivamente e utilizzando insomma, tutto quello che potevamo utilizzare per aiutare le persone più deboli. Perfetto, ecco, per chiudere, al di là del Covid, guardando al futuro, qual è la sfida più grande, sempre riguardo a questo target di popolazione, che ha in mano un po' il sistema sanitario? Allora, sicuramente, come dicevo prima, ci sono tutta una serie di progetti in campo da parte del Ministero e poi, vabbè, progetti che verranno recepiti a livello anche regionale e dedicati proprio alle fasce più deboli. Adesso stiamo cercando di fare il punto appunto su tutto quello che può essere vantaggioso e che può dare una mano a chi è più in difficoltà. E quindi la sfida più grande sarà sicuramente recepire tutto quello che ci viene richiesto e metterlo a disposizione delle persone più svantaggiate. Grazie mille.